Salve ragazzi, come state? Io sono Baylor. Oggi sono tristemente tornato in questa camera qua in Giappone dopo aver fatto una bellissima vacanza in Italia. La vacanza è stata così divertente e mi ha anche ispirato di pensare di più a viaggiare e quanto mi piace viaggiare, perché adesso sì, vivo in Giappone, ma non è che sto sempre in viaggio a fare viaggetti e gite. Quindi questa vacanza in Italia mi ha ispirato di pensare a dei paesi a cui vorrei andare. Prima di iniziare volevo chiedervi di lasciare a me un commento tuo in cui dove vorresti andare te. Sono curioso dei vostri gusti, quindi facciamo questo scambio. Ma comunque ragazzi, iniziamo con la mia lista dei top 10 countries that I'd like to see. Allora, partendo dal numero 10, questo paese è Lituania, e scusatemi se non lo sto dicendo bene, ma comunque tipo Estonia, Latvia, Lituania, tutti tre paesi in quella zona là, Baltica forse si chiama. Io ci vorrei andare, uno perché penso che la tecnologia sia abbastanza avanzata là, particolarmente l'internet pubblico, e se non sbaglio Lituania è il paese più bravo per wifi pubblico. E come sempre Est Europa è interessante, una cultura un po' particolare e diversa, quindi Lituania è il primo su 10 paesi. Allora, numero 9 è Colombia. Non so se voi l'avete visto, ma ho guardato una serie TV che si chiama Narcos, e comunque si svolgeva in Colombia. Non lo so, mi piace lo spagnolo, mi piace la storia che c'è in Colombia e ha una strana relazione con gli Stati Uniti. Ma nonostante tutto questo, proprio per questa serie TV che ho visto, Narcos, vorrei anche andare in Colombia. Quindi Colombia è numero 9. Allora, per numero 8 ho scelto Costa Rica. Ho scelto Costa Rica perché sia mia sorella e suo marito che mia mamma ci sono andati ultimamente, e anche quando sono venuto in Italia il papà della mia ragazza parlava di Costa Rica, anche suo zio parlava di Costa Rica come se fosse un paese spettacolare, frutta buonissima, verdure buonissime, uno stile di vita pazzesco, non pazzesco ma tipo pazzesco in modo buono, tipo fantastico. Quindi mi ha ispirato. E poi la parte sotto Messico è una regione interessante del mondo, quindi Costa Rica di tutti quei paesi là penso sia quello più sicuro. Per questi motivi Costa Rica è stato numero 8 sulla mia lista. Allora ragazzi, numero 7 è Norvegia. Probabilmente un sacco di voi ci siete andati, e Norvegia mi ispira tantissimo soltanto per tutte le statistiche buone che si trovano per Norvegia. Tipo, sono il paese più avanzato, mi sembra, in tutto il mondo. Tutti i grafici che vedo, Norvegia è sempre top, anche per internet, come dicevo prima. Loro, sanità, che ne so, istruzione, loro sono bravissimi. E il giocatore più bravo e più famoso del mondo adesso, Magnus Carlsen, è norvegese, quindi Norvegia, mi ispiri. Quello è numero 7. Numero 6 è Thailandia, soltanto perché anche qua c'è una cultura molto particolare. Non so se avete visto The Hangover, Una notte da leoni, mi sa che si chiama in italiano, ma comunque Thailandia sembra un posto molto interessante. Non lo so descrivere meglio di questo, sembra soltanto interessante, con una lingua Thai, cibi interessanti. Quindi per questo Thailandia è numero 6. Allora, numero 5, tornando, com'è che si chiamava in italiano? Scandinavi, paesi scandinavi. Volevo andare in Finlandia perché, nonostante sia un paese scandinavo, ha una cultura diversa dal svedese, norvegese, islandica e danimarchese. E quindi Finlandia è un posto molto speciale per questi motivi. Tra l'altro il freddo non mi dà tanto fastidio, so che fa freddo là, ma comunque anche potrei passare a vedere tipo aurora borealis. Scusatemi per l'italiano, comunque ragazzi, so che sto sbagliando tantissimo. Finlandia semplicemente mi interessa come Thailandia e ci vorrei andare. Allora, numero 4 è l'unico paese Middle East, tipo Est occidentale, non so come si chiama di nuovo, ma comunque questo paese è Emirati Arabi Uniti, probabilmente il paese più sicuro per un americano come me se dovessi andare in quella regione del mondo. Ma ovviamente una città come Dubai è da non perdere, sembra fantastico, è così tipo nuovo, forse 20-30 anni fa non c'era per niente questa città spettacolare del genere, e adesso
è fantastica come città per quanto ho capito, quindi Emirati Arabi Uniti, o come diciamo in inglese UAE, mi ispira tanto ed è l'unico paese in cui vorrei andare in quella zona, ma comunque ho tanta voglia di andarci. Adesso andiamo a numero 3. Allora, numero 3 è Corea, ovviamente del sud, perché ha una cultura simile alla cultura giapponese, probabilmente la cultura più simile a quella giapponese, e la tecnologia in South Korea è fantastica, è così avanzata, sempre per internet. Lo so che sto sempre spiegando che internet buono mi ispira e tipo mi attira, anche perché qua a casa mia l'internet fa schifo, ma non solo per questo, ma anche per vedere un paese asiatico che non è il Giappone, che comunque è molto avanzato, con caratteristiche stra particolari e interessanti, cibo buono. Per questo Sud Corea mi ispira tanto ed è numero 3. Allora ragazzi, numero 2. Adesso stiamo arrivando proprio ai posti in cui andrei prossimamente, ma comunque ragazzi, numero 2 è Danimarca. E lo so cosa state già pensando, tipo, come mai sembra così casuale, così random? E lo è un po', ma secondo me viaggiare e scegliere posti è sempre un po' random. E mi piace Danimarca, o l'idea di Danimarca, perché di tutti i paesi del mondo che non sono madrelingua inglesi, Danimarca è il più bravo in inglese, e questa cosa lo apprezzo e vorrei vedere questa cultura. Tra l'altro avevo letto che 33% delle persone vivono soltanto con la bicicletta per trasportarsi, nel senso non usano la macchina, solo la bicicletta, e questa cosa è interessante in sé, quindi è interessante pensare alla cultura in cui tutti sono sulla bicicletta, vanno a lavorare, sono bravissimi in inglese tra l'altro, e come sempre è un paese scandinavo, ovvero è bravissimo come paese, molto avanzato. Danimarca, mi interessi tanto, mi piaci, sei numero 2, ma adesso rivelo il numero 1. Allora ragazzi, numero 1, e prima di dirvelo volevo solo dirvi che fare questo video è stato un sacco divertente, perché sto pensando a tutte queste destinazioni, un giorno vorrei andare a vedere tutti questi paesi, ma soprattutto quello che sto per dire, ovvero ragazzi, numero 1, la Grecia, solo perché la storia greca è una cosa incomprensibilmente importante per la cultura occidentale, come ovviamente sapete. Penso che voi italiani siete quelli più conoscenti della Grecia, a parte la Grecia in sé, quindi voi ne sapete tantissimo, ma io ne so poco e vorrei veramente approfondire quello che ne so, quindi sono molto molto interessato a vedere la Grecia. Tra l'altro è un paese molto bello esteticamente, paesi isolini, piccole isole, tutto questo, quindi per vacanza, sia per esplorare, sia per la storia, e anche il cibo, anche la lingua è interessante, quindi tutto quello della Grecia mi ispira, è interessante. Non so se sarebbe il posto migliore per vivere, perché penso che abbiano dei problemi economici, forse anche, anzi sicuramente peggiori dell'Italia in questo periodo, ma comunque per andarci per una settimana non mi dispiacerebbe affatto, quindi Grecia, sei numero 1 e non vedo l'ora di andarti a vedere. Allora ragazzi, questo video è stato molto divertente, mi sono divertito una cifra. Spero che vi sia piaciuto questo video e la lista che ho fatto. Vi prego seriamente di lasciarmi magari 2, 3, 10 paesi in cui tu vorresti andare. Sarei molto contento di leggere i vostri gusti e capirne un po'. Quindi ragazzi, vi lascio così, ci vediamo alla prossima, è stato un piacere. Peace!